Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Inter-Parma, partita equilibrata, ed è giusto il pareggio. L'Inter ovviamente ha perso due punti importantissimi che ci servivano all'Inter questi 3 punti, ma è riuscita a portarsi a casa solo 1 punto, ma il campionato è ancora lungo. Però dall'altro lato il Parma ha giocato molto molto bene, c'è da dire questo, ha giocato molto molto bene. L'Inter nel finale ha attaccato molto e il Parma ha subito al 93esimo, mi sembra, il gol che ha portato all'Inter al pari. Il primo gol lo fa il Parma con Gervinho, però mi sono perso il primo gol di Gervinho, me lo sono perso. Il secondo gol sempre di Gervinho, a tu per tu con il portiere, lui alla porta. Lui il portiere e segna Gervinho e il Parma va al doppio vantaggio. Poi l'Inter segna con Marcelo Brozovic con assist di Nicolò Barella, e poi segna con Perisic, che è un altro gol che mi sono perso nel finale. Di Perisic. E l'Inter, grazie a Perisic, si porta a casa almeno 1 punto. Ma il Parma, se vinceva, non rubava niente. Non rubava niente perché, sì, il pareggio è giusto, ma non è che la vittoria del Parma non era giusta. Perché il Parma, come ho detto prima, ha giocato molto, molto, molto bene. E quindi, anche se vinceva il Parma e il gol di Perisic non entrava, giusto così, cioè, non si rubava niente, non rubava niente il Parma se si portava questi 3 punti a casa. Purtroppo è stata sfortunata. Però l'Inter c'è da dire che nell'ultimo 20 minuti ha iniziato ad attaccare tantissimo. Il Parma è stato sotto pressione, tutti e 11 lì dietro li ha schiacciati. Sepe, tra l'altro, ha fatto anche una grandissima parata sul colpo di testa di Ranocchia. Stava per segnare Ranocchia il gol del pari, e da lì mi sembra che questa occasione c'è stata al 75 80 ottantesimo, non lo so, che Ranocchia segnava e non segnava da parecchio Ranocchia, e poi là sì, Ranocchia segnava, l'Inter aveva più tempo per vincerla. Invece Sepe fa un miracolo, bellissima parata di Sepe, di Luigi Sepe. Complimenti a Sepe, complimenti a tutto il Parma, ma l'Inter qui doveva vincerla. Lo dico, per me Conte deve essere esonerato. Io esonererei Conte. Perché? Un allenatore che guadagna 12 milioni all'anno, 12 milioni all'anno, cioè non puoi perdere punti così per strada con un allenatore che 12 milioni che sono tantissimi. Non lo so, cioè, per me è esagerato. Poi, se dovrebbe perdere
dovesse perdere l'Inter anche in Champions League contro il Real Madrid, lì parte l'esonero. Penso che la dirigenza dell'Inter lo esonera, lo caccia via, ma si deve vedere se non lo cacciano anche stasera. Si deve vedere, si deve vedere. E l'Inter qui se teneva Lukaku, a parer mio, vinceva. A parer mio vinceva. Ma questa è la dimostrazione che Lukaku fa tantissima differenza ed è un grande giocatore, Lukaku. E l'Inter come la Juve senza Ronaldo, l'Inter senza Lukaku, non riesce a vincere. Non riesce a vincere. E io qua pensavo anche che l'Inter se la potesse portare a casa anche senza Lukaku, ma non è riuscita perché il Parma ha preparato una bellissima partita. E ha giocato molto bene. Quindi, la partita finisce in parità. Ragazzi, vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ciao ragazzi, e forza Napoli sempre.